salernitano, per l'esattezza di Battivaglia, nato nel 49, la cui parabola artistica è stata molto breve anche se molto intensa, e a tal punto da essere considerato insieme a Massimo Urbani, altro grandissimo sassofonista, uno dei migliori musicisti sassofonisti italiani. Una cosa strana, un musicista molto famoso tra i musicisti, un po' meno tra gli appassionati di musica, forse perché la sua produzione discografica è stata limitatissima, il suo nome soltanto un paio di album, però ha avuto delle collaborazioni davvero di altissimo livello. Stiamo parlando di Carmelo Lerri Nocella. Oggi vi farò ascoltare anche un breve passaggio di una lunga intervista che Nocella rilasciò a Carlo Verri, giornalista, fotografo, di cui abbiamo questo straordinario libro e nel quale è ritratto anche Lerri Nocella. Ma prima di parlare di questo sassofonista, ci tengo a fare una premessa, a spiegare secondo me perché Salerno è una delle città con la maggiore concentrazione di musica jazz. Francamente sono due gli elementi. Il primo è di ordine storico. Qui a pochi passi da Salerno, a Pestum, a sud di Salerno, sbarcarono gli anglo-americani venendoci a liberare dal nazifascismo con l'operazione Avalanche. E oltre ovviamente a liberarci, loro portarono anche la musica della vittoria, i V-disc, lo swing. Certo, quella musica già si ascoltava in molte case attraverso le radio che trasmettevano dai paesi già liberati, però il contatto diretto con le truppe anglo-americane consolidò una esperienza musicale per molti musicisti salernitani. Il secondo è un luogo emblematico, storico, ed è il Serraglio. L'orfanatrofio Umberto I, l'attuale sede del Conservatorio Martucci. Qui tantissimi orfani venivano avviati ai mestieri e tra i tanti mestieri c'era quello del musicista. E qui al Martucci, quindi diciamo all'orfanatrofio Umberto I, ci sarà la prima cattedra di sassofono in Italia, grazie al lavoro, al grandissimo lavoro fatto dal maestro Francesco Florio. Ora, qui proprio al Serraglio ha inizio la storia di Lerri Nocella e lo ascolteremo direttamente dalla sua voce. Sono nato a Battivaglia, in provincia di Salerno. Perfetto, so perfettamente dov'è. Niente, in collegio ho cominciato a suonare, perché ho passato moltissimi anni in collegio, quasi 15. 15, dall'età di? Ma da 2-3 anni. Da 2-3 anni, quindi fino a 17. Fino a 17 anni. Ecco, com'è venuta questa cosa della musica? Cioè, così. Ma lì in collegio c'era una banda, tutti i collegi hanno sta banda che fanno le opere, quelle cose lì, no? E quindi un po' a caso davano gli strumenti in mano ai ragazzini, a seconda dell'esigenza, che strumento mancava. Infatti a me all'inizio suonato prima al tamburo, proprio il tamburo. Quello della banda, proprio? Sì, quello che si lega davanti alla cintura. Poi dopo, da quello mi ha dato il trombone a pistoni. Sì. E man mano niente, questi strumenti qui non erano tanto congeniali a me. Poi mi hanno dato il clarinetto finalmente. Il clarinetto hanno visto che andava abbastanza bene, quindi appena finite le elementari mi hanno mandato al conservatorio addirittura, al conservatorio di Napoli, a San Pietro a Maiella. Mi ricordo che è stato anche abbastanza difficile farmi accettare al conservatorio, perché ero troppo ragazzino troppo per piccolo. Quello strumento lì. Quanti anni avevi? Io avevo 12 anni, 13, così.
Quindi dalle prime esperienze della banda musicale del collegio alla musica di John Coltrane. Larry Nocella non arriverà mai al diploma perché dovette lavorare per potersi sostenere, però spinto dai musicisti napoletani decise di trasferirsi a Milano. Uno che gli diede una grandissima mano fu Tullio De Piscopo, però fu proprio a Napoli che iniziò ad ascoltare la musica comprando dei dischi e lo faceva in un modo veramente, veramente particolare. E io andavo a Forcella, al Mercato Nero, a comprare i dischi, però non sapevo assolutamente nulla. Allora guardavo sulla copertina, se c'era un sassofono lo compravo. E così da quello man mano questa musica insomma mi ha appassionato parecchio, un casino. Per prima Rollins è stato quello che mi ha subito. L'ho preso molto sul serio, ho cominciato a... Quanti anni avevi in quel periodo lì? 17 anni, 18, così. Più o meno. Da Napoli l'esperienza si sposta su Milano, molti musicisti gli consigliano di trasferirsi nella città, nel capoluogo lombardo, uno di questi soprattutto è Tullio De Piscopo che lo accoglierà, gli darà grande ospitalità. A Milano però, a Milano c'è un luogo storico che è fondamentale per gli appassionati di musica e per i musicisti, sono i primi anni del Capolinea di Milano, un locale, un club storico. Qui l'approccio con i musicisti di Milano non è proprio tanto per la quale, lì i musicisti fanno sul serio e soprattutto suonando jazz ci vivono. E questo spalanca le porte, il pensiero, no? Perché nel resto d'Italia purtroppo la condizione dei musicisti non era quella diciamo ideale. Continua a suonare con le bande musicali per potersi sostenere e per un periodo si trasferisce a Torino. A Torino matura moltissimo Larry Nocella e Torino gli sarà molto grata, tant'è che gli dedicherà addirittura un locale, Larry's Club. A Torino soprattutto Larry Nocella conosce Kenny Clarke, grandissimo batterista, storico batterista, fondatore del Modern Jazz Quartet, che si era trasferito dall'America a Parigi, che era diventata un po' la patria dei jazzisti afroamericani, ed era diciamo il batterista di riferimento di un grandissimo pianista, Bud Powell. Kenny Clarke dice a Nocella, invita Nocella a Parigi. Nocella non se lo fa ripetere due volte, va a Parigi e lì diventa un grandissimo musicista. E lì ho fatto la conoscenza di Kenny Clarke. Che venne a suonare lì, mi ricordo che c'era Ugo Heredia al sassofono, sì, c'era anche lui. Sì, c'era Gianni Negro al pianoforte e non mi ricordo chi era il basso. Comunque c'era la proprietaria dello swing, mi disse a Kenny di farmi suonare, c'è questo ragazzo che ha un entusiasmo della Madonna per il jazz, gli suonò un pezzo. E io suonai un pezzo con loro e Kenny Clarke, insomma, capì che c'avevo veramente, amavo veramente questa musica. Che c'era anche della stoffa. Cioè. Diciamo, c'avevo abbastanza talento per fare questa cosa. Lui mi disse di andare a Parigi, dice tanto star qui, io sto da un'altra parte. Vieni a Parigi, lì almeno c'è più un movimento di musicisti, in quelli effetti, grossi. Quegli anni erano proprio quelli in cui Parigi... E io sono stato un anno a Parigi e suonavo quasi tutte le sere con Kenny in una cablu, Sciacchi Pesci di Mando, sì, c'era Eddie Lewis all'organo, Jimmy Gurley alla chitarra e io e Kenny naturalmente. Nel 1973 Larry Nocella era il sassofonista di riferimento in Italia, a 24 anni era già un mito, anche se la critica specializzata non gli riservò mai il giusto riconoscimento e di questo Larry ne risentiva moltissimo. Suonava con tutti gli italiani e nel 1980 fu al fianco di Chet Baker. Nello stesso anno la casa discografica milanese Red Records gli pubblica il suo secondo album da solista, Everything Happened to Me, con una ritmica tutta americana, con Bob Nelons al piano, Cameron Brown al contrabbasso e Danny Richmond alla batteria. Il titolo di questo disco, tradotto in italiano, Qualunque cosa mi accade, un titolo profetico tra l'altro, diventerà anche il titolo di un bellissimo libro uscito per la stampa alternativa, curato da Silvano Arcamone, appunto da
Carlo Verri. E proprio Sergio Veschi, patron della Red Records, parlando di Larry Nocella, mi disse: è un sassofonista stimato perché era un punto di riferimento per i colleghi più giovani, a cui dispensava volentieri consigli e critiche feroci. Lo stesso Massimo Urbani, il sassofonista romano, lo stimava moltissimo perché Larry era un jazzista musicalmente colto che aveva studiato a lungo e collaborato con musicisti famosi. Negli anni 80 Larry si aprì anche ad altre collaborazioni, una di queste è quella con Iaria, e potete ascoltarlo su questo straordinario disco che si intitola Tic Tac. Poi arriveranno le collaborazioni con Pino Daniele, che lo volle con sé in quel doppio live che è Show, ma suonerà anche in Ferry Boat e Bonsoiré. Tantissime le collaborazioni. Uno dei primi dischi che abbiamo ascoltato e ascoltiamo in sottofondo, Aisha, di una composizione di John Coltrane, è presente in un bellissimo album di Julius Farmer, il bassista Julius Farmer, in una formazione con Giancarlo Pillotta alla batteria, Adriano Mazzoletti che scrive le note di copertina. Il piano è affidato alla cura del grandissimo Franco D'Andrea, e al sassofono tenore ovviamente Larry Nocella. Allora, chiudiamo qui questo brevissimo racconto su Larry Nocella. Le informazioni che vi ho dato le potete approfondire in rete oppure attraverso i libri o i dischi che vi ho consigliato. Vorrei chiudere però con una piccola critica. Un musicista di grandissima importanza, come abbiamo visto, non è affatto ricordato dall'amministrazione e dal comune di Battipaglia. Non gli è mai stata dedicata una strada, un parco, una panchina, eppure sarebbe il caso. Però la sua lezione culturale è stata raccolta da molti musicisti dell'area del Sele, della zona del Sele. Penso ai fratelli Scannapiego, Daniele e Tommaso, penso ai pianisti di Gennaro e Bruno Salicone e penso al chitarrista Pierangelo Mugavero, solo per citarne alcuni, ma sono tantissimi i musicisti a sud di Salerno che sono diventati dei veri e propri punti di riferimento della New Think salernitana del jazz. Grazie per avermi seguito e ci vediamo in un prossimo video.